In un attimo, intanto devo dare del solito delle informazioni di servizio. Una cosa è quella di presentare il prossimo webinar. Si parlerà sempre di un problema di contattologia e questa volta si parlerà con Luigi Lupelli, che viene dall'Università Roma Tre. Si parlerà del ruolo che ha il film lacrimale e quindi il fatto che l'occhio sia sufficientemente lubrificato nel porto delle lenti a contatto. È un problema molto importante, come chi fa un po' di optometria e di contattologia sa. L'altra cosa che vi volevo dire è che nel nostro PCTO abbiamo aggiunto la possibilità di fare delle visite. Le scuole si possono segnare a venire a vedere questa mostra che abbiamo installato, la inauguriamo lunedì prossimo. È una mostra che contiene tante illusioni ottiche e tante cose che sono connesse a come noi umani percepiamo il mondo attraverso gli occhi. Ci saranno varie cose, tutte molto belle, stiamo finendo di installarle. Io sono un po' stravolto perché in questi giorni abbiamo lavorato a questa mostra incessantemente con l'aiuto di tanti. Se qualcuno di voi ragazzi vuole partecipare, deve contattare la professoressa che gestisce il vostro webinar e dire che è interessata a venire. La professoressa segna la scuola su un certo form e poi noi, una volta abbiamo tutte le risposte, organizzeremo le visite nel modo che riusciamo a gestire. Non necessariamente solo il venerdì, ma anche gli altri giorni. Saranno visite guidate, accompagnate da personale che conosce molto bene tutto il percorso espositivo. L'altra cosa è che invece tornando a oggi dovete segnarvi al form. Ora la regista metterà sul link della chat l'indirizzo a cui troverete il form per la registrazione del presente per le domande. Quindi andate lì e registrate la vostra presenza come siete abituati a fare. Tornando a oggi appunto abbiamo questa discussione su questo problema, che si focalizza in questo confronto soprattutto sul problema della presbiopia, ce ne parlerà Javier. Il webinar, come al solito, consta di una prima parte in cui si introduce un po' i vari aspetti, poi Javier farà una pausa, io riapparirò, chiederò a voi da casa di fare domande, cercate di farle, ragazze, viene sempre molto più interessante se c'è un po' di interazione. E poi alla fine avremo un panel di esperti che ci aiuterà a approfondire alcuni aspetti. Le persone le vedete qui. Abbiamo Alberto Morelli, lui è un oculista che lavora alla clinica oculistica di Firenze e si occupa di lenti a contatto intraoculari. E poi abbiamo due fisici che sono Alessandro Farini dell'INOCNR e Stefano Cavalieri di Unifi. E poi due optometristi, Antonio Calossi di Unifi, Alessandro Fossetti, anche lui di Unifi, mi sono scordato di scriverlo, sono entrambi docenti del nostro corso di laurea che insegnano materie connesse alla contattologia e quindi sono esperti del campo. Io crederei di aver detto quasi tutto quello che dovevo dire, quindi ora Giovanna metterà le sue slide. Javier è spagnolo, parla un ottimo italiano, veramente ottimo. Sapessi io qualunque lingua come lui sa l'italiano sarei molto felice, però naturalmente non è madrelingua, quindi se dovesse scappare qualche piccolo, diciamo, imprecisione, siate molto tolleranti perché, diciamo, non è facile fare un seminario non nella propria lingua e neanche in inglese come siamo abituati a fare noi professori. Detto questo, Javier, ti ringrazio ancora e ti lascio la parola. Okay, grazie Massimo. La prima cosa che volevo fare io è ringraziare te per questo invito a fare questo webinar. Poi la seconda era quello che hai detto proprio te, se ci sono degli sbagli vi chiedo scusa, credo che riusciremo a capirci più o meno bene, però comunque chiedo scusa per i piccoli errori. Quindi questo webinar parleremo di lenti a contatto e lenti intraoculari per compensare la presbiopia. Prima di cominciare vorrei dire che io sono ottometrista, lavoro a Madrid, all'Università Complutense di Madrid e nella facoltà di ottica e ottometria, quindi tutto va raccontato da un punto di vista di un ottometrista, ma a parte dell'Università Complutense collaboro anche in una clinica oculistica, quindi è una clinica che lavora chirurgia refrattiva, lenti intraoculari, cataratte, quindi ho un rapporto con loro, facciamo ricerca, abbiamo delle pubblicazioni, insomma, lavoriamo veramente insieme, quindi ho
ho anche un punto di vista dagli oculisti, no, di questo problema, ma comunque vorrei sempre dire che io non sono oculista, sono ottometrista, quindi se, non vorrei andare oltre essere un ottometrista. Quindi cominciamo con la presentazione. Questo è un piccolo schema delle cose che seguiranno. Prima faremo una brevissima introduzione alla presbiopia, dico brevissima perché è un problema molto vasto, però faremo dei punti interessanti. Poi, per poi parlare già delle tecniche di compensazione della presbiopia, qui parleremo brevemente non soltanto di lenti a contatto e lenti intraoculari, ma anche lenti oftalmiche, anche le possibilità con la chirurgia. Poi già cominciare con le lenti intraoculari multifocali. A questo punto faremo una piccola pausa per poi già finire con le lenti a contatto multifocali. L'ultimo punto, il punto delle conclusioni delle future linee di ricerca, io vorrei fosse già parte del dibattito aperto per offrire delle opinioni dei lavori che si sta facendo, che credo possa arricchire di più questa presentazione. È un tema molto, molto grande, che non credo che si possano fare delle conclusioni così molto, molto chiuse, quindi credo che sarà il momento di fare questo punto, alla fine, probabilmente tutti insieme. Bene. Prima di cominciare a parlare di presbiopia, spiegare che brevemente che l'accomodazione è questo processo fisiologico in cui si aumenta il potere refrattivo dell'occhio per vedere oggetti che sono vicini, oggetti che sono prossimi, e insieme a questo aumento di potere si dà questa convergenza, no? Verso un oggetto che è prossimo, e poi si dà anche la miosi, una riduzione della misura pupillare per aumentare la profondità di fuoco. Questo processo fisiologico poi ci farà capire perché ci sono alcuni design, perché alcuni design sono così, design di lenti a contatto o design di lenti intraoculari. Bene. La presbiopia è la perdita progressiva di questa accomodazione, quindi questo succede con l'età, e logicamente aumenta la dipendenza dagli occhiali e logicamente ancora si riduce la qualità della vita delle persone quando hanno una dipendenza molto forte dagli occhiali. Come dati generali, dire che oggi la popolazione con presbiopia è più numerosa a livello mondiale, questo non è una cosa che succede adesso. Succederà anche nei prossimi anni. Ci sono dati che parlano di 1 miliardo di presbiti nel mondo, quindi questi dati ci spiegano che questo è un vastissimo settore per il mercato delle correzioni ottiche, non soltanto a livello delle aziende, ma anche a livello di ricerca. Compensazioni per le tecniche di compensazione per la presbiopia, a sinistra si possono vedere i tre dispositivi che si possono usare, o lenti oftalmiche o lenti a contatto, o insomma la chirurgia non è un dispositivo, però è un modo di compensare la presbiopia. E poi a destra possiamo vedere le tecniche per compensare la presbiopia, o visione alternata o monovisione o visione simultanea. Praticamente con tutte queste tecniche possiamo coprire tutti i modi di compensare la presbiopia. Il primo, la visione alternata, è un metodo in cui con entrambi gli occhi si sta guardando da lontano o con entrambi gli occhi si guarda da vicino, in un modo alternante, per quello si chiama visione alternata. Il metodo più semplice, più comune è quello che vedete in centro, è una lente bifocale. Mettiamo lì anche le lenti progressive, ma per capire bene la visione alternata, quando si guarda un oggetto lontano, si guarda attraverso quella parte della lente che ha un potere refrattivo per lontano, e quando si abbassano gli occhi per leggere un libro, ad esempio, si guarda con quella parte della lente che ha un'addizione, ha un potere refrattivo diverso. Quindi o si guarda da lontano o si guarda da vicino, ma con entrambi gli occhi. A destra vedete che ci sono anche delle lenti a contatto, lenti che hanno due poteri refrattivi diversi, però queste lenti si devono spostare, quando si abbassano gli occhi la palpebra spinge la lente. Insomma, lasciamo detto che è un modo di compensare la presbiopia con visione alternata, ma praticamente non si usano. Poi c'è la monovisione, è una tecnica molto basica.
compensare un occhio per lontano e l'altro occhio compensarlo per vicino. E questo si può fare o con laser, o si può fare con una lente a contatto, con una lente oftalmica, si può fare anche con lenti intraoculari, ma è importante dire che non è una tecnica di multifocalità, è una tecnica di compensazione della presbiopia, in cui con un occhio si vede da lontano e quando si guarda da vicino si guarda con l'altro occhio. Quindi è molto basico, ma comunque vorrei dire che non è sparita, e c'è della gente che ancora ha dei pazienti che sono soddisfatti con questo tipo di, compensazione della presbiopia. E finalmente la visione simultanea. La visione simultanea è una tecnica in cui si creano vari fuochi simultanei dentro dell'occhio. Poi dopo vedremo come si riesce a dividere la luce per creare questi fuochi, però si crea un fuoco per lontano e un fuoco per vicino, sempre dentro dell'occhio. Ad esempio, avendo soltanto un occhio, sempre ci sarebbe la possibilità di avere un fuoco per lontano e un fuoco per vicino. Quindi però sono sempre questi fuochi dentro dell'occhio. Bene, già possiamo cominciare a parlare delle lenti intraoculari multifocali. Le lenti intraoculari hanno le sue particolarità. La prima è che si impiantano con l'intervento della cataratta, quindi non c'è cristallino quando si impiantano, quindi l'accomodazione viene annullata e la lente non si muove all'interno dell'occhio. Quindi non si potrebbe pensare a una lente, a un spostamento della lente per avere una visione alternata. Quindi tutte le lenti intraoculari multifocali che stanno adesso sul mercato usano la visione simultanea, praticamente tutte. E sempre anche vorrei dire che per ottenere la multifocalità non c'è un unico modo di dividere la luce, quindi ci sono diversi principi ottici che adesso spieghiamo. Qui c'è una schema generale delle lenti intraoculari. Cominciamo prima con le lenti accomodative. Le lenti accomodative si basano sulla funzione di accomodazione dell'occhio, quindi hanno un design che gli permette di muoversi così variando il fuoco visivo, quindi quando si guarda da vicino la lente si riesce a spostare, quindi a offrire visione da vicino. Questa è la teoria, no? Sono disegnate così. Il problema è che la sua capacità di accomodare non diminuisce col tempo, hanno già dimostrato che diminuisce molto col tempo, poi l'addizione che riescono a offrire è molto bassa, quindi oggi praticamente queste lenti sono sostituite dalle lenti multifocali classici, quindi credo sia un'opzione molto interessante, se qualche giorno si potrebbe trovare una lente con un movimento ottimo che forse può imitare, no? Si può somigliare al lavoro che fa il cristallino, sarebbe un'opzione molto interessante, ma comunque adesso non ci sono queste lenti. E perché non funzionano molto bene, andiamo alle lenti più classiche, le lenti refrattive e le lenti diffrattive. Bene, le lenti intraoculari refrattive, in queste lenti sono definiti anelli con diversi poteri refrattivi, quindi come vedete la immagine, al centro ad esempio c'è il potere per lontano, quell'anello dopo per vicino, poi per lontano, poi per vicino ancora, quindi in questo modo la luce si divide in due fuochi, quindi si crea una visione simultanea, o ci sono due o tre fuochi dentro dell'occhio. Come dicevo prima, ogni anello ha una refrazione diversa, quindi i poteri per offrire visione da lontano e da vicino si alternano a livello concentrico. Questo ha una particolarità, la dimensione pupillare deve comunque essere grande, perché se la pupilla è troppo piccola, e questo potrebbe anche succedere col passare degli anni, se la pupilla non copre tutti gli anelli, la lente potrebbe non funzionare bene o addirittura potrebbe anche diventare una lente monofocale. Poi ci sono le lenti diffrattive, che per dividere la luce non usano la refrazione, ma usano la diffrazione, quindi è così che si divide la luce. Questi hanno anche anelli, sembrano anelli, ma sono gradini scolpiti dentro della zona diffrattiva della lente, quindi presentano questi anelli concentrici che causano la diffrazione. Quindi quando la luce attraversa questa lente,
con diffrazione queste lenti riescono a dividere la luce e a creare punti focali indipendenti, e così si crea visione simultanea come succedeva prima con le lenti refrattive. E vedete delle immagini un po', insomma, come sono i design di queste lenti. Vedete i gradini, e poi vedete anche un'immagine di un banco ottico, di come si riesce a dividere la luce con la diffrazione. Quindi è così che si spiegano queste lenti. Questo è come si vede una lente diffrattiva quando è già dentro dell'occhio. E anche queste lenti intraoculari possono dividere la luce soltanto con diffrazione. A volte combinano una zona diffrattiva, ma anche una zona refrattiva. Questa zona refrattiva di solito è in periferia, e quello che cerca è di aiutare il fuoco per lontano. Quando una persona guarda per lontano, in teoria la pupilla si dilata, quindi questa zona prova di aiutare per il fuoco per lontano, perché una cosa molto importante è vedere bene per lontano. Quindi se tu vai a impiantarti una lente multifocale per vedere bene da vicino, ma comunque i pazienti non vedono bene per lontano, insomma, si lamenteranno sicuramente. Quindi queste lenti cercano di aiutare sempre, sempre la visione per lontano. Poi, quando la persona vuole leggere o vuole guardare da vicino, la pupilla si contrae, si riduce la misura pupillare. Quindi quella zona diffrattiva, che è quella zona che divide la luce, ci offre una possibilità di vedere da vicino. Quindi per quello ci sono anche queste combinazioni, per aiutare sia la visione per lontano, e poi approfittare il design per la visione per vicino. Una cosa importante è capire che la larghezza tra i gradini determina la dizione. O si può vedere a 30 centimetri, o si può vedere a 40, 50, 60, dipende. E poi che l'altezza dei gradini determina la quantità di energia che va verso un fuoco o l'altro. Questo è importante perché ci sono due tipi diversi di lenti diffrattive, o quelle apodizzate o quelle non apodizzate. Quindi quelle apodizzate sono quelle lenti in cui i gradini diminuiscono verso la periferia. Quindi, come i gradini diminuiscono l'altezza, c'è più energia che va verso il fuoco lontano. Questo è, come abbiamo spiegato nella slide precedente, quando si guarda per lontano, in teoria la pupilla è un po' più grande, quindi c'è più energia che va verso il fuoco lontano, e quando si guarda da vicino la pupilla si contrae, o quando mettiamo la luce la pupilla si contrae. Quindi i gradini esposti sono quelli più alti e c'è più energia per il fuoco da vicino. Quindi questo fisiologicamente, insomma, aiuta alla performance di queste lenti. Qui potete vedere una grafica, un grafico, scusate, a destra, in cui si può vedere come quando la pupilla è grande, vedete i puntini blu, quando la pupilla è grande, il fuoco per lontano è quello che ha più energia. Man mano la pupilla diventa piccola, il fuoco per lontano perde energia, e quello da vicino, insomma, l'energia cresce. Quindi quello che dicevo prima, quando la pupilla è piccola, queste lenti provano di migliorare la visione da vicino. Questa è una situazione che, insomma, crea una pupillodipendenza. Se il paziente ha una pupilla troppo piccola, troppo grande, ma non c'è una dinamica pupillare, queste lenti non potrebbero funzionare. Come qui vi faccio vedere, come avevo detto prima, che la parte periferica è la parte per lontano, e la parte centrale è quella parte per vicino. E poi ci sono quelle lenti non apodizzate, che non si, in queste lenti non si modifica l'altezza dei gradini, quindi non c'è pupillodipendenza. Quindi anche se la pupilla è più piccola o più grande, questa lente divide la luce nella stessa proporzione. Quindi queste lenti possiamo dire che sono pupillo-indipendenti. Per quanto riguarda la multifocalità, le lenti refrattive e poi quelle diffrattive, prima erano lenti bifocali, come ho detto, o apodizzate o non apodizzate, ma non, erano bifocali, si vedeva bene da lontano e si vedeva bene da vicino. Ma oggi la visione intermedia è diventata molto importante, perché ormai i pazienti usano molto il computer, fanno sport. I dispositivi digitali per vedere, insomma, che ne so, o per leggere addirittura. Quindi non si usa sempre una visione a 30 centimetri o 40 centimetri. Quindi questa distanza
distanza intermedia diventata molto importante. Quindi per migliorare questa situazione sono venuti fuori queste lenti trifocali. Lenti trifocali sono tutte diffrattive perché si è dimostrato che le lenti diffrattive sono più efficienti. Quindi questo è molto importante perché queste lenti devono dividere la luce non in due fuochi, sennò tre. Quindi bisogna che la lente sia molto effettiva, che possa dividere bene la luce e che non si perda praticamente nulla, nulla di energia. Quindi le refrattive funzionavano per dividere la luce, però non erano così effettive, quindi tutte le lenti trifocali che ci sono adesso sul mercato sono diffrattive. E una cosa che sì possiamo dire è che fin dall'inizio queste lenti hanno lavorato molto bene e riescono a offrire visione per lontano, visione per vicino e sono riusciti a dare questa distanza, visione a distanza intermedia, quindi l'acuità visiva praticamente si può restituire con queste lenti. Hanno i suoi problemi, per quello sono venuti fuori quelle più attuali che sono le lenti Evo. Le lenti Evo perché appaiono? Appaiono perché le lenti refrattive, quelle diffrattive, per la sua natura, per creare diversi fuochi dentro dell'occhio, possono o ridurre la sensibilità al contrasto o possono anche aumentare le disfotopsie. E quando non sono molto forti queste disfotopsie non c'è problema. Quando sono forti, di solito quando si guida di notte, nelle attività così, danno veramente fastidio. Quindi per risolvere questo problema appaiono le lenti Evo. Qui c'è nella slide c'è una immagine dei vari esempi scusate, disfotopsie, no? Come dicevo, quando non sono forti non c'è problema, ma se sono troppo troppo forti danno veramente fastidio, quindi i pazienti si lamentano. E la sua acuità visiva può essere buona, ma la sua qualità visiva non è buona, quindi è per quello che anche se, no, se in una clinica si misura l'acuità visiva, in teoria l'intervento chirurgico è perfetto, ma comunque il paziente si lamenta perché per situazioni come queste. Bene, che cercano le lenti EDOF? Le lenti EDOF producono un lungo segmento focale, consentendo, e io metto qua pretendendo, perché non sempre è così, una buona qualità della visione continua da lontano fino alla visione da vicino. Posso dire che ancora oggi non sono riusciti la visione. Da vicino non è buona con queste lenti, la visione intermedia sì, quindi ancora manca, secondo me, allungare questo segmento per arrivare alla visione da vicino. E poi c'è un dibattito aperto ancora oggi che una cosa è la teoria, quello che ho spiegato prima, in teoria fare un punto focale allungato e vedere da lontano e da vicino così, e poi ci sono le lenti sul mercato che non sono tutti uguali, quindi capire che diversi principi ottici cercano le stesse condizioni visive, c'è della gente che si fa delle domande e poi è vero, alcune di queste lenti sono sul mercato e si dice che sono lenti Evo, ma poi quando si fa un'analisi della lente, una lente diffrattiva con un'addizione molto bassa che dà una visione continua da lontano alla visione intermedia, ma non è una lente come in teoria dovrebbe essere una lente EDOF. Non creano un fuoco continuo, creano due fuochi molto, 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 molto vicini che ci danno una visione che in teoria sembra continua, ma la teoria proprio non è di una lente EDOF. È per questo che qualche volta nei meeting così gli oculisti chiedono: ma questa è una lente EDOF o non è una lente EDOF? Quindi c'è qui un dibattito aperto tra il marketing e le aziende, e poi insomma è un banco ottico, la teoria. E quello che sì possiamo dire è che comunque queste lenti sì, danno una buona visione per lontano, una buona visione intermedia, ma come dicevamo prima, la visione da vicino, l'acuità visiva per vicino cala con queste lenti e comunque rimane meglio con le lenti trifocali. Questo è insomma, per fare un riassunto della situazione, prima le lenti bifocali, come ho detto, davano una buona visione per lontano, una buona visione per il vicino, ma la visione intermedia calava e poi le disfotopsie erano forti.
Le lenti trifocali hanno migliorato questa situazione. La visione da lontano, intermedio e vicino è buona, però le disfotopsie, insomma, non sono spariti. Poi sono arrivati le lenti EDOF che hanno risolto un po' la situazione delle disfotopsie, ma comunque la visione da vicino non è ottima, quindi si può dire che non esiste una lente perfetta. Che forse esiste un paziente perfetto, no? A seconda delle sue aspettative, del suo lavoro, delle cose che fa, insomma, di un'intervista con l'oculista molto profonda per capire bene che lente si adatta meglio al nostro, insomma, al paziente dell'oculista, poi al nostro paziente come ottometristi quando facciamo la rifrazione o lavoriamo anche nella clinica. E poi giù vi metto le lenti mono EDOF perché non sono lenti multifocali, non compensano la presbiopia, sono lenti monofocali che cercano di aumentare un po' la profondità di fuoco, il fuoco per lontano, insomma, non si possono chiamare delle lenti multifocali. Hanno migliorato molto il fuoco per lontano, quindi la visione è ottima, però il fuoco intermedio, la visione a distanze intermedie e vicini non è buona. Ma una cosa sì è vera, le disfotopsie sono sparite perché funzionano praticamente come delle lenti monofocali. E per ultimo, parlare brevemente dell'astigmatismo, perché con le lenti intraoculari, se sono implantate bene e non ci sono problemi dopo l'intervento, funzionano molto bene. È più un problema con le lenti a contatto multifocali. Ci sono diversi modi di correggere l'astigmatismo, di compensare l'astigmatismo durante un intervento. Si possono fare incisioni rilassanti o procedure corneali con laser, anche keratotomia astigmatica, ma tuttavia oggi le lenti intraoculari toriche hanno dimostrato di essere il metodo più sicuro e preciso per compensare questo astigmatismo. E ci sono tantissimi articoli che dimostrano che queste lenti si sono impiantate bene, non ci sono dei problemi o intra o post per chirurgia, e funzionano molto bene. E da parte mia vi faccio vedere qui un lavoro in cui ho collaborato io. Abbiamo confrontato una lente trifocale, la stessa lente ma con design torico per astigmatismo, e abbiamo visto che l'acuità visiva è assolutamente uguale a tutte le distanze, che la sensibilità al contrasto è assolutamente uguale, e poi addirittura la soddisfazione dei pazienti in entrambi i gruppi è uguale, quindi non c'è differenza tra una lente e l'altra. Bene, Massimo, siamo arrivati al punto credo di fare la pausa. Bene. Bene, grazie Javier della presentazione fino ad ora. Il tuo italiano continua a dire ottimo, spero che ci siano domande per te, non ne vedo per ora, invito ancora i ragazzi. Intanto ti chiederei io qualcosa che magari può aiutare. Hai parlato delle disfotopsie e poi nella tua tabella ne hai messe due. Puoi spiegare che cosa consistono queste due diverse disfotopsie un po' più in dettaglio? Non due, abbiamo fatto vedere che c'era un'immagine, erano sei, no? C'era vicino, lontano, nella tabella con le medagliette, no? Ah, sì. Ma quello era un riassunto di certo. Come funzionano le lenti. Ma magari rispiego un po', perché mentre vedere bene da vicino, lontano, intermedio è più, sì, diciamo, facile da capire. Se vuoi vado un po' indietro. Sì, ecco, vero. Qui una li chiami alone e uno lo chiami glare, che cosa intendi? Aloni è quando si sta guidando di notte o non si guida, ma semplicemente insomma si fa una vita normale di notte e ci sono le luci che ti vanno dirette e quindi si crea un alone, quindi questo alone ti fa perdere la informazione che c'è intorno, quindi una luce soltanto non è un problema, ma se tutte le luci come le macchine che arrivano in continuazione, quindi questi alloni ti possono dare un fastidio. Insomma, vedere una luce, come si dice in italiano, le luci che sono nelle vie, così. L'illuminazione stradale. L'illuminazione stradale o anche su una via normale. Osservare una luce così non è un problema, ti rendi conto che c'è un allone, ma forse non ti dà fastidio, ma quando le luci si muovono, ci sono tanti e c'è così tanta oscurità, già ti fa perdere un po' di... Quindi questo è un problema prevalentemente della notte, quando c'è una luce forte, giusto?
il GLER cosa intende? La pupilla è anche più grande, quindi quando la pupilla è più grande, anche queste disfotocie aumentano per sé, quindi se già hai una lente che ti fa aumentare le disfotocie, quindi può essere un problema. E poi glare si dice Il anche quei glare problemi. Abbagliamento. quando è, come si dice, abbaiamento, sì, no, abbagliamento, diciamo così, no? Quando una luce no, proprio ti abbaglia. Ti abbaglia e non ti rende più sensibile alle immagini successive. Sì, poi si perde della sensibilità al contrasto. Quando tu stai guardando qualsiasi cosa e dietro c'è una luce. Questo non è un alone, perché un alone è proprio la luce che tu guardi, c'è un alone intorno, ma quando tu guardi qualcosa e c'è una luce dietro, ti crea il glare. Questo glare può essere più o meno normale, quindi ti dà relativo fastidio, ma se questo glare diventa molto forte, già proprio non riesci a risolvere le cose, a vedere bene le cose, a leggere, che ne so io, una Ecco, lettera e oppure. mentre poi chiudo nelle prime tre medaglie, lo puoi fare misurando, diciamo, che ne so, l'acuità visiva, quindi Sì. vicino, lontano, intermedio. Com'è che quantifichi quanto alone hai, quanto glare hai sul commento del paziente? Com'è che si fa? Perché sì, ci sono dei metodi, dei programmi che si chiamano allometri, credo si chiama, credo si dicono così, allometer in inglese. Dillo in inglese quando non lo sai, meglio, sì. Vabbè, allometro, no? Si chiama Allometro, allometro. non so, non lo so. È un dispositivo digitale sia col computer, con un iPad, così, che ti dà un'immagine, ti dà una luce, poi ti mette delle luci intorno, il paziente deve essere in oscurità, quindi lui ti fa la prova. Quindi se ti metti una luce molto vicina a una luce forte e tu non riesci a distinguere questa luce, il programma riesce a fare una misura di quanto sia forte per te, quanto siano per te gli aloni. Quindi Molto quando uno interessante. è giovane, non ha problemi con il cristallino, non ha lenti intraoculari, non ha nessun problema, riesce più a distinguere queste piccole luci, o insomma ha un livello di risoluzione a questo livello più alto. Quando già, insomma, il tuo cristallino non è più trasparente, quando forse già non è più cristallino, ma hai una lente così complessa, quando già ti mettono le luci piccoline vicino a una luce forte, già non riesci proprio a distinguerli. È perché l'alone come si dice, maschera, no? Maschera la luce. Sì, copre il resto, maschera, hai detto molto bene. Quindi Senti, ti ringrazio. c'è un modo di misurare questo problema. Ti ringrazio, quindi abbiamo capito. Puoi tornare alla slide per ricominciare intanto e guarda ancora se i ragazzi o comunque il pubblico da casa avesse qualche commento da fare. Per ora non ce ne sono, quindi puoi riprendere e noi ci vediamo alla fine. Sì, no, ma ha detto una cosa che è molto importante, che una cosa è l'acuità visiva e un'altra cosa è la qualità visiva. Quindi acuità visiva può essere buona sia con lenti a contatto o con lenti intraoculari, poi è un discorso indipendente, e poi un altro problema è la qualità. Quindi quello è molto importante anche per questo che arriva adesso, no? Con le lenti a contatto multifocali. Bene. Bene, cominciamo allora. Come dicevo prima, le lenti intraoculari hanno le sue particolarità, però le lenti a contatto hanno anche le sue. Queste lenti si adattano sulla cornea e si devono muovere per forza, per avere un adattamento ottimo. Non si devono muovere troppo, perché insomma la visione potrebbe essere fluttuante, non si devono muovere troppo poco, perché sennò l'adattamento non sarebbe fisiologico, però si devono muovere un po', e quindi questo può avere poi un rapporto con la qualità visiva o con l'acuità visiva con le lenti a contatto multifocali. Queste lenti potrebbero anche ruotare sulla cornea, e questo è molto importante nel discorso dell'astigmatismo. E come prima, per avere multifocalità con lenti a contatto non c'è un unico principio ottico, ci sono diversi principi ottici, però importante anche dire che praticamente tutte le lenti a contatto multifocali adesso usano la visione simultanea. A sinistra ci sono i design, le lenti più classiche, le lenti refrattive, anche le lenti asferiche. Poi sotto si vedono le lenti diffrattive, però non parleremo di loro perché praticamente non si usano, anche se ci sono risultati pubblicati così, però non si usano praticamente.
E poi a destra si vedono le lenti EDOF, che però, come nel caso delle lenti intraoculari, quello che cercano è di migliorare delle cose che non funzionano bene con le lenti classiche. Come lenti classiche ne abbiamo due. Le lenti refrattive, che come nelle lenti intraoculari hanno dei diversi poteri refrattivi al centro, poi l'anello più concentrico, poi l'altro, quindi qui vedete lontano, vicino, così si creano due fuochi, esattamente uguali alle lenti intraoculari. E poi ci sono le lenti asferiche. Le lenti asferiche quello che fanno è modificare il potere refrattivo dalla periferia verso al centro, o dal centro verso la periferia, quindi con queste modifiche si riesce ad avere un fuoco, che ci permette di vedere sia da lontano e da vicino. Ma le lenti asferiche non sono tutte uguali, hanno le sue particolarità. Ci sono quelli che hanno un design centro per lontano, quindi queste lenti, quello che hanno è il potere refrattivo base, nostro paziente meno 3 di miopia, e quindi e questa lente quello che ha al centro è meno 3, quindi verso la periferia già ha un potere più positivo. E poi ci sono quelli col centro per vicino. Lo stesso paziente, miopia di meno 3, ha questa miopia di meno 3 in periferia, però verso al centro il potere refrattivo della lente si modifica fino ad arrivare a un valore più positivo, quindi con la parte centrale in teoria si vede da vicino, che comunque è fisiologico, perché come parlavamo prima, quando si guarda da vicino e poi teoricamente anche quando si guarda da vicino normalmente si accende una luce, quindi la pupilla diventa piccola e quella parte più positiva è quella parte che ci offre la visione da vicino. Ma comunque come si riesce ad avere più o meno addizione? Per capire questo bisogna fare un'analisi del potere refrattivo su tutta la superficie della lente a contatto, e questo si chiama power profile. Qui vi faccio vedere il power profile delle lenti a contatto. Questo è un lavoro che ho fatto io con altri colleghi. Abbiamo misurato il power profile di diverse lenti a contatto sul mercato. Questi qua sono quelli della Cooper Vision. Vedete che c'è un design N e un design D. Il design N è un design per l'occhio non dominante. In teoria questa lente offre una visione, o aiuta la visione per vicino, perché in teoria con l'occhio non dominante si usa per vedere da vicino. E poi c'è il design D. Design D è per l'occhio dominante. In teoria con questo occhio si guarda per lontano, quindi è una lente che favorisce la visione per lontano. Se vedete nella parte superiore, il design N ha un potere base di meno 3. Parlavamo del paziente prima, di un paziente di meno 3. Allora, questo paziente avrebbe un potere base di meno 3, ma vedete che al centro della lente il potere non è meno 3, il potere è meno 2. E che succede col design dominante? Il design dominante o dominant ha un potere refrattivo che è molto più costante, quindi molto più vicino al potere base, il potere di meno 3, quindi con questo occhio, in teoria, con questa lente a contatto, si favorisce la visione per lontano, e per questo che viene adatta sull'occhio dominante. Quando l'addizione non è di una diottria, quindi già un paziente con una presbiopia già più forte, potete vedere nel terzo power profile come il design dominante praticamente mantiene un potere base di meno 3 abbastanza costante fino a una pupilla diciamo di 4-5 mm, ma invece il design non dominante ha un potere di meno 1, quindi già l'addizione qui è più forte, abbiamo praticamente un'addizione di 2. Quindi con l'occhio non dominante si favorisce la visione per vicino, c'è una addizione, e con l'occhio dominante si favorisce per lontano. Quindi questo non è monovisione, perché non sono delle lenti monofocali, però è una mini monovisione, perché comunque è una monovisione fatta con delle lenti multifocali, quindi
non è una multifocalità assoluta, non è neanche una monovisione assoluta, quindi è una via di mezzo. Però comunque queste lenti, se il paziente si abitua a questa differenza tra un occhio e l'altro, funzionano, insomma, funzionano. Ma comunque bisogna capire una cosa: questo è per un determinato diametro pupillare. Quindi, quando la pupilla in questo caso sarebbe di 2 mm, vedete che il potere, insomma, qui sarebbe 0,0, e nell'occhio dominante sarebbe praticamente meno 3. Quindi, tutto dipende dalla misura pupillare. Qui vi faccio vedere una guida di adattamento basica, non tutte sono uguali, ma diciamo che questo qua è un bel riassunto di quello che ci dicono le aziende. Quindi, quando si adattano queste lenti e il paziente non vede bene da vicino, ci dicono o di aumentare la dizione o di mettere un potere refrattivo più 0,25. E quando non si vede bene per lontano, ci dicono di mettere un'addizione più bassa, così fare una lente più soft, una lente che non ci dà problemi per lontano, o addirittura di mettere un meno 0,25. Questo basicamente, capendo il power profile, vuol dire quando si mette un meno 0,25 si abbassa il power profile e si avvicina la parte più negativa della lente al potere refrattivo che ci interessa. Pensate a questo paziente: se questo paziente fosse un paziente di una miopia di meno 3, in realtà il potere al centro della lente non è proprio meno 3, sarebbe meno 2,5, meno 2,75. Quindi, se questo paziente si lamenta un po' che gli manca un po' per lontano, ci dicono di mettere un meno 0,25. Con questo meno 0,25, questo power profile si abbassa e siamo molto più vicini a quello che ha bisogno il nostro paziente. Ma invece, se ha bisogno di più visione da vicino, ci dicono o di aumentare la dizione o di mettere un più 0,25. E quello che facciamo con questo più 0,25 è essere più lontano dalla potenza base, quindi la dizione diventa più alta. Quindi non si può fare all'infinito, perché poi comunque la lente non funziona, ma queste sono delle possibilità. E questo è anche il motivo di che a volte non funzionano, non è una cosa molto intuitiva. Quindi, e qui niente, questo, non, questo vi faccio vedere come sono i power profile, ad esempio, di questi della Johnson & Johnson. Si vede che i design sono refrattivi, ma comunque il modo di capire come lavorano è uguale a quello di prima. Quindi dipende dalla pupilla e dall'altezza dei gradini. Quindi, come riassunto, dire che c'è un fortissimo rapporto tra la misura e la dinamica pupillare e l'accentuatura anche della lente e le prestazioni di queste lenti multifocali. E per questo, esistono oggi le lenti a contatto multifocali EDOF. Queste lenti, quello che cercano è di migliorare queste cose, cercano di essere più indipendenti dalla dimensione della pupilla e il decentramento della lente a contatto, no? Per estendere la profondità di fuoco e per riuscire ad avere visione sia da lontano che da vicino. Qui c'è questo articolo di Ravi Vakaraju, che è stato uno di quelli che hanno collaborato in un brevetto della Brian Holden Institute con una lente a contatto EDOF. In questo articolo loro hanno lavorato su un banco ottico e hanno fatto delle prove e cercavano di capire com'era la qualità della immagine nei diversi punti focali quando la pupilla era molto grande, 5, poi 4, anche 3, quando c'era un decentramento della lente, capito? Potrebbe anche simulare lo spostamento della lente a contatto dentro dell'occhio, e hanno, insomma, sul banco ottico hanno dimostrato che queste lenti, insomma, non sono proprio assolutamente indipendenti, ma sono più indipendenti da questi fattori che non le lenti classiche. Poi hanno dimostrato che, insomma, funzionano bene, ma comunque non esiste ad oggi una lente perfetta. E già parlando dell'astigmatismo con le lenti a contatto multifocali, dire che i risultati sono sempre variabili e certamente non sono sempre ottimi. Ci sono tanti problemi per adattare bene queste lenti. Non dico che non si possa fare assolutamente, ma insomma è più difficile perché dipende da molti fattori. E
E in questa review fatta da Philip Morgan e Nathan Efron, insomma, offrono i dati delle prescrizioni delle lenti a contatto in tutto il mondo negli ultimi 20 anni, loro spiegano che non tutte le aziende hanno delle lenti a contatto multifocali per astigmatismo, quindi questi pazienti, insomma, non trovano una soluzione multifocale con le lenti a contatto. Poi, non parlando soltanto dell'astigmatismo, parlando degli adattamenti globali di lenti a contatto multifocali, loro dicono che la maggior parte delle persone che usa lenti a contatto e hanno presbiopia, normalmente usano lenti a contatto monofocali e poi usano un altro dispositivo, occhiali, per vedere da vicino. E questo, loro dicono che ci sono tre ragioni principali: che mancano delle abilità per fare questi adattamenti, quindi la fiducia nelle persone che devono adattare queste lenti cala. Poi c'è questo compromesso che tu vedi davanti, poi le prospettive che non sono buone, quindi la fiducia anche diminuisce perché dici, uff, troppo sforzo, forse non va bene, quindi quello già ci fa anticipare forse i problemi, no? Ma non andiamo su questi design. E poi che non esiste una lente a contatto, diciamo, perfetta, no? Una lente multifocale perfetta che renda facile questo adattamento. E come conclusione, e questo l'ho già tradotto all'italiano, e dicono che queste barriere, che ho detto prima, possono essere superate mediante la formazione professionale accelerata degli adattamenti, queste lenti a contatto per presbiti, che deve essere fornita da istituzioni accademiche e professionali della industria delle lenti a contatto e che bisogna continuare a fare ricerca e sviluppo di progetti con lenti a contatto multifocali ottimizzati. E arrivati a questo punto, vi faccio vedere questa informazione, questo progetto che si chiama AI, un progetto dentro del nostro gruppo di ricerca qui all'Università Complutense. Ha una base sempre di ottometria dentro del programma dei Marie Curie Axion, ma è fatto da ottometristi ed è un progetto che non è arrivato da solo, è un progetto che cerca di trovare una lente a contatto, insomma, in teoria perfetta, ma non viene da solo. Questo progetto viene già da altri progetti, un progetto che è cominciato all'Università di Valencia nell'anno 2013, si chiamava Achege. È stato finanziato con più di 3 milioni di euro e lavorava sull'invecchiamento della salute oculare, quindi della presbipia, dell'occhio secco, ma sempre dentro del dipartimento di ottometria. Anche se poi si lavorava anche con altre aree accademiche, così, però insomma, come si dice, il centro del progetto era ottometria. Poi questo progetto ha fatto un salto ed è stato c'è stato un altro progetto che si chiamava Eden, che è stato finanziato nell'anno 2015. Questo è stato già fatto integralmente qui all'Università Complutense, sempre dentro del nostro gruppo di ricerca. È stato finanziato con quasi 2 milioni e mezzo per lavorare in un modo diverso dell'occhio secco. L'occhio secco è un problema che è molto prevalente in tutto il mondo, quindi è stato finanziato per analizzare o per trovare metodi diversi per analizzare questo problema. E a questo punto c'è stato questo ultimo progetto finanziato l'anno scorso, concepito 2 anni fa, sempre qui all'Università Complutense, con più di 1.300.000 euro per trovare una lente a contatto perfetta, non semplicemente con una lente con cui si vede bene, una lente a contatto che sia anche comoda, perché il problema è che le lenti a contatto multifocali che ci sono adesso sul mercato hanno gli stessi materiali delle lenti monofocali, quindi un occhio con 18 anni, 20 anni, 25, 30 anni non è un occhio uguale a quando una persona ne ha 50 anni, 60 anni, quindi se l'occhio non è uguale, il materiale in teoria non dovrebbe essere uguale. Quindi c'è stato questo progetto con diversi blocchi di lavoro, per trovare dei nuovi design, si lavora con nuovi materiali, con big data, questionari, quindi si sta facendo un lavoro, siamo proprio all'inizio, abbiamo avuto dei ritardi per causa di questo Covid, ma comunque è già cominciato
e potete vedere che è un lavoro molto trasversale. Questi sono gli studenti di dottorato che insomma sono studenti, ma adesso lavorano in questo progetto. Vedete che ci sono degli ottometristi, ma ci sono anche degli ingegneri. E poi i supervisors non sono soltanto dell'Accademia, non sono soltanto dell'Università Complutense, ci sono anche quelli delle aziende private come la Marche Novi, che è un'azienda che fa lenti a contatto, anche Alana Feliu, che è una catena di negozi d'ottica che ha una database incredibile di tantissimi, tantissimi pazienti, che quello è molto interessante per il Big Data. E quindi tutti insieme, insomma, stiamo lavorando per portare avanti questo progetto. E niente, da parte mia, era l'ultima slide, perché come avevo detto, le conclusioni e le future linee di ricerca vorrei fosse già parte di questo dibattito aperto, e quindi possiamo parlare tutti dei progetti che hanno, insomma, domande. Sono a Ottimo, disposizione, Massimo, quindi grazie mille. Grazie mille. ottimo, ottimo Javier, grazie. Un quadro molto vasto. So che Stefano ha una domanda per iniziare, non ne vedo dal pubblico, quindi iniziamo con gli esperti. Invito sempre il pubblico a manifestarsi. Stefano. Sì, allora innanzitutto complimenti per l'esposizione, molto interessantissima dal punto di vista scientifico e non solo. E complimenti anche per l'italiano, accidenti, bravo. No, a parte questo, che comunque è vero, avevo una domanda, se vuoi molto da fisico, d'altra parte lo sono, ed è questa. E ho sempre pensato che le lenti multifocali, sia nel caso di YOL sia nel caso appunto di lente a contatto, in qualche modo facessero un compromesso fra la miglior visione da vicino o da lontano che uno può avere con una lente monofocale. Ovviamente parlo quando uno non ha più l'adattamento dell'occhio, cioè il caso mio, tanto per dirne una, uno presbita, insomma. Facessero un compromesso fra questi, quindi perdendo da qualche parte. Invece mi sembra dalla tua esposizione che non sia proprio così. Ecco, allora mi domandavo, appunto, la domanda è un po' questa, diciamo, come dire, è una situazione in cui io allargo due, tre fuochi, oppure uno lo allargo molto, ma perdo per intendersi in termini, diciamo, di funzione, perdo un po' di picco, cioè lo allargo ma lo abbasso, oppure no, ecco, oppure no. E se questo è quantificabile, diciamo, in termini Ottici? quantitativi, insomma, ecco. Sì, è così. L'energia è quella che entra attraverso la pupilla. Quindi, se tu mandi tantissima energia per il fuoco per lontano, stai perdendo qualcosa da vicino. Quindi, quello, secondo me, la cosa più importante che è successo qui all'inizio, quando si divide la luce con le bifocali, è che che le lenti trifocali siano riusciti a dividere la luce, a fare tipo un 55-60% per lontano, poi l'altro per l'intermedio vicino, e comunque i pazienti riescono a vedere. Quindi quella è stata la cosa più importante. Però non è, insomma, non esistono. L'unico modo di fare il 100% per lontano e il 100% per vicino, e chiedo scusa così perché abbiamo parlato di lenti intraoculari e di lenti a contatto, è con la visione alternata con gli occhiali normali. È l'unico modo di fare un 100% per lontano o 100% per vicino. Il problema è che comunque c'è la dipendenza dagli occhiali, quindi per essere indipendenti non esiste. E quindi puoi dividere la luce o puoi allungare la luce, puoi creare un fuoco così lungo, ma la luce è quella che è. Quindi, e per quello diventa un problema quando è di notte, la pupilla diventa molto grande e quindi già l'occhio non è così efficiente, quindi per quello che queste lenti ci creano dei problemi di notte. Ecco, scusa, ma la visione a pupilla larga mi sembrava invece essenziale per poter far lavorare un po' tutta la lente, no? In Sì, realtà. ma l'occhio a livello fisiologico non è così efficiente quando la pupilla è grande, quindi Cioè, ci sono buono aberrazioni, perché contorni. è buono perché la lente ha tutto il suo diametro, quindi dovrebbe lavorare bene, ma la luce che entra poi non è efficiente perché il tuo occhio di notte non lavora così bene. Poi le aberrazioni aumentano, quindi l'unico modo di...
non c'è un modo di fare tutto, di compensare tutto. Diciamo che la soluzione naturale dell'accomodamento del cristallino resta ancora quella, diciamo, che, no, quella perfetta, ma si sta lavorando. Ecco, ecco, proprio su quello volevo fare un'altra aspetta, domanda. Aspetta, Stefano, facciamo il solito giro di domande, c'è tanti esperti, se no non... Certo. Quindi dopo ti do il secondo giro, c'era Alessandro Farini, vediamolo. Sì, ciao, buongiorno, mi associo ai complimenti a Bestia, però a questo punto ero curioso di questo, perché ho visto che hai presentato, per esempio, dei dati da banco ottico, giustamente, sulle lenti. Io quello che ti chiedo è, per valutare, per esempio, per confrontare tre diversi tipi di IOL, non con misure da banco, ma con misure sui pazienti realmente, secondo te qual è la strategia? Perché la pura acuità visiva non basta, qui vogliamo mettere alla prova la capacità di variazione. Se tu dovessi pensare un esperimento, che poi magari lo facciamo davvero insieme, ma se tu dovessi pensare un esperimento per valutare le differenze, per esempio, tra le lenti, le LAC multifocali, come lo penseresti? Allora, secondo me l'acuità visiva è molto importante, va detto, poi se si dà il contrasto, queste misure che ci dicono anche, ci danno informazioni della qualità, e poi c'è un terzo modo, secondo me molto molto importante, che fare un questionario veramente approfondito e veramente fatto bene. Non sto parlando di domande, come stai, come soddisfatto sei, no. Le cliniche dovrebbero lavorare bene sui questionari per capire bene come la soddisfazione dopo, perché il problema è che non esiste mai una risposta unica, e quello si capisce da tanti anni. C'è della gente che proprio è felicissima con design che in teoria non dovrebbero funzionare, e questi sono quelli che arrivano a un'acuità visiva stupenda e poi si lamentano. Quindi chiedo scusa se sembra non una risposta molto molto tecnica, ma comunque qui si parla dei pazienti, si parla di aspettative, quindi il design sul banco ottico lavorano come lavorano, si può far vedere come la qualità ottica in un punto focale, quando la pupilla è grande, quando, quello è già fatto, ma poi i risultati poi non sono così, non c'è un rapporto che va al 100% con il banco ottico. Quindi secondo me a livello clinico c'è da lavorare bene all'inizio, prima della chirurgia, puoi fare un bel questionario dopo, e puoi fare non soltanto acuità visiva, perché se stiamo misurando acuità visiva rimaniamo secondo me al 40%, perché l'acuità visiva è una misura semplicissima. Uno può avere una cataratta già interessante, e quando va alla clinica una lettera nera su un sfondo bianco con della luce è la situazione più semplice possibile. Quindi anche se hai una cataratta interessante nell'occhio, la tua acuità visiva può essere 1, quindi quello non ci dice nulla. Quindi bisogna fare dei lavori un po' più approfonditi, quindi bisogna anche misurare gli aloni, perché io ho collaborato in uno studio in cui l'acuità visiva era buona, ma abbiamo calcolato quanti pazienti avevano più di un 10% degli aloni. Quindi dici, vabbè, tu sei arrivato al 100% di acuità visiva, ma vai a vedere quanto erano gli aloni, e si erano incrementati al 20%. Quindi questo paziente sicuramente si lamenterà, non per l'acuità visiva, ma si lamenterà per gli aloni. E poi erano quelli che non avevano aloni, ma che avevano un'acuità visiva che calava tipo 2 righe, quelli si lamentavano di acuità visiva, e poi erano quelli che si lamentavano per tutte e due le cose. Quindi non so se mi ho fatto capire. Sì, sì. No, sì, interessante. Allora passiamo alla parte medica, sentiamo Alberto, che commento o domanda ha. Prego Alberto. Sì. Buonasera, intanto Javier, complimenti, bellissima presentazione. Ciao. Volevo, siccome si parlava poi anche di innovazioni e idee per il futuro, io volevo fare un piccolo commento su una novità, tra virgolette, che c'è anche in campo, no, oculistico, cioè quella di impiantare delle lenti intraoculari fachiche, cioè sono delle lenti che si vanno a inserire al davanti del cristallino, e quindi senza andarlo ad asportare, quindi come si fa nelle lenti multifocali classiche,
che a mio avviso potrebbero avere un senso, ad esempio nel giovane ipermetrope che diventa presbite precocemente, non si vuole procedere a una rimozione della cataratta o quantomeno del cristallino, e quindi può essere una soluzione ponte tra una LAC che magari non tollera una lente a contatto e una IOL che è troppo presto per impiantare. Quindi questo era un piccolo commento. E l'altra cosa che volevo chiederti anche a te nella tua esperienza, se non pensi che le LAC multifocali andando ad interessare soggetti presbiti e quindi di una certa età, non sono spesso soggetti magari che soffrono di occhio secco e dry eye e quindi tollerano peggio una LAC rispetto a un soggetto giovane, che penso a un miope di 20 anni, ecco, un soggetto anziano di una certa età con un occhio secco sicuramente può essere un motivo in più per non indossarla, ecco. Non so che cosa mi puoi dire. No, perché non ho assolutamente d'accordo, Alberto. Il problema si dice abbandono, si dice in italiano, abbandono dell'adattamento delle lenti a contatto. Praticamente la gente abbandona l'adattamento perché o non vede bene o perché gli dà fastidio, ma questo è un problema assolutamente centrale. Per tornare un po' indietro, il progetto europeo, questo ultimo, è stato finanziato perché proprio non c'è una lente comoda, quindi è molto molto importante. E sicuramente sarà uno, perché c'è tantissimo occhio secco anche nella gente giovane, ma questo è ancora più importante dopo i 40 anni, 50 anni. E si è dimostrato che proprio la gente dopo 50, 60 anni non tollera bene queste lenti a contatto. Ci sono pochissimi. Per la proporzione di gente che ha presbiopia, la penetrazione sul mercato delle lenti a contatto è assolutamente residuale. Quindi questo ci spiega che non è un affare risolto oggi, anche se la gente parla, perché quello vorrei anche dirlo, si parla a livello di marketing che esistono delle lenti a contatto che soluzionano tutto perfetto, senza problemi, anche senza allenarsi li puoi adattare. Quindi da quello che tu dici e quello che abbiamo visto, insomma, la realtà non è quella. L'altro problema è la centratura, se posso dire, perché se non hai un buon ottico, in questo caso, che ti fa un fitting della lente, quindi una centratura adeguata, tutte le zone di multifocalità, se si decentrano, noi lo vediamo nell'impianto delle IOL, se non è ben centrata i problemi ci saranno sicuramente. Ora con le nuove EDOF sono un po' più, diciamo, forgiving, cioè ti perdonano qualche errore in più dal punto di vista chirurgico. Sono più tolleranti. Bravo. Però ecco, è bello che Javier ti suggerisce l'italiano, Alberto, no? Bello. Esatto. Esatto. Ecco, era questo un commento che volevo fare. Sì, grazie Alberto, grazie. Poi ci sarà un secondo giro per tutti, ora sentiamo anche Antonio, quindi passiamo dall'oculista all'optometrista. Prego Antonio. Il microfono, Antonio, c'è il microfono muted. Grazie. Ecco. Mi associo, Javier, ai complimenti a tutti gli altri. Veramente bravo. Una considerazione, un commento più che una domanda. Ci vorrei anche qualche domanda, però andiamo per gradi. Allora, ormai è risaputo che la soluzione perfetta alla presbiopia non esiste, perché la soluzione alla presbiopia è ripristinare l'accomodazione. Quindi quella, secondo me, è la sfida che non so se riusciremo a vincere, cioè trovare un sistema per riuscire a ripristinare in qualche modo la possibilità di variare il potere diottrico dell'occhio quando si guarda. Anche i misti, Antonio, cercava una pietra filosofale, insomma, più o meno. No, no, per la verità, delle linee di ricerca aperte con qualche risultato preliminare ci sono già, anche qualcuno molto, molto fantasioso. Pensa a cristalli liquidi, pensa a nanotecnologie, insomma, c'è già qualcosa in cantiere, però. Che sappia io, Javier mi darà conferma, non esiste ancora qualcosa di funzionale nel mercato. E quindi è una coperta corta, l'ha detto benissimo Javier, quindi è impensabile pensare di allungare il fuoco in una visione simultanea, si perde da una parte e riacquistare dall'altra, cioè cosa si paga? Si paga in trasferimento di contrasto sostanzialmente. Però io faccio una considerazione, un conto è partire da una cataratta, un conto è partire da un occhio trasparente.
Quindi chi parte da una cataratta parte già da un trasferimento di contrasto scadente. Più è severa la cataratta e peggiore è il contrasto che arriva alla retina di quell'occhio. Quindi perdere un po' di contrasto per acquistare estensione di profondità di campo in chi proviene da una cataratta è più facilmente accettabile rispetto ad impiantare una lente in un occhio fatico, perché mettere una lente in un giovane presbite che ha una buona sensibilità al contrasto, i rischi di insuccesso, io lo vedo con la lente a contatto, sono più facili che in chi proviene da una cataratta. Quindi è un'opzione, ma scusami Alberto se mi permetto di questo commento, secondo me è un po' azzardata. E questo lo dico anche sulla base di un po' di pazienti che sto seguendo. E detto questo, faccio la domanda, secondo te Javier, come mai nel mondo delle lenti intraoculari quello che ha preso più campo sono le lenti diffrattive, mentre nelle lenti a contatto le lenti diffrattive che sono state all'inizio e poi sono state abbandonate? Io una risposta me la sono data, ma mi piacerebbe sentire la tua. Io... Ha una grande esperienza, no? Quindi no, mi piacerebbe sentire la tua opinione. Ma perché la lente intraoculare viene dentro dell'occhio, non si muove, non la, insomma, i gradini non danno fastidio dentro dell'occhio quando viene messa attraverso la chirurgia. Creare dei gradini su una lente a contatto che va messa sulla cornea, o se non metti i gradini sulla cornea ma la metti sulla parte anteriore, dovrebbe toccare la palpebra e sarebbe darebbe tantissimo fastidio. Quindi forse fare una capsula per dividere la luce sarebbe un'opzione. Ho sempre creduto che questo progetto è stato fatto ma che non è funzionato, e siamo arrivati a questo punto. Secondo me anche se la lente si muove tanto, la rifrazione non è così efficiente come diventa dentro delle lenti intraoculari, che viene fissa proprio centrata dentro dell'occhio. Antonio, pensi la stessa cosa prima di passare ad Alessandro? No, io ne penso un'altra, però è soltanto un'ipotesi, perché poi non ho fatto delle verifiche sperimentali, quindi le ipotesi senza verifica lasciano un po' il tempo e troppo. Cioè, io mi sono dato una spiegazione più ottica più che meccanica. Perché le prime lenti diffrattive a contatto io me le sono provate, all'epoca non ero presbite, ma ero giovane all'epoca, c'è una forte perdita di contrasto, e questo perché l'ottica diffrattiva purtroppo risente anche dell'aberrazione cromatica, è molto dipendente dalla lunghezza d'onda. E sono tutte belle le misure che si vedono, ma fatte in vitro, ma molto spesso sono fatte con dei laser monocromatici. La luce policromatica è parecchio pesante, in più ci sono un po' di riflessini, insomma, io mi sono dato più una spiegazione ottica che meccanica. Quindi probabilmente una combinazione dei due effetti. Potrebbe. Sentiamo Alessandro, last but not least. Sì. Ecco. Allora, sarò banale nel associarmi ai complimenti, ma d'altra parte mi associo anche alla spiegazione di Antonio sulle lenti diffrattive. Secondo me è un problema ottico, sono d'accordo con quello, più o meno sono d'accordo con quello che ha detto lui. Ma io vorrei vorrei sollevare un problema di punto di vista, un problema filosofico, diciamo, nell'applicazione delle lenti a contatto. E Javier ha detto più volte, ha detto una cosa giusta: non esiste la lente a contatto perfetta. Ed è vero, perché insomma, sono state proposte tantissime soluzioni, ma ancora oggi una lente che vada bene per tutti non c'è. Ma cambiamo il punto di vista, cioè in realtà non esiste il paziente perfetto. E siccome non esiste il paziente perfetto, non può esistere la lente a contatto perfetta. Ci sono tanti pazienti diversi, ma ci sono tante soluzioni diverse. Io voglio spendere un po' di ottimismo, perché altrimenti sembra che queste lenti a contatto per la presbiopia hanno un sacco di problemi, di cose. Ma insomma, noi le applichiamo, Antonio sono sicuro che sarà d'accordo con me, le applichiamo, abbiamo, vabbè,
qualche paziente con difficoltà ce l'abbiamo, ma ci abbiamo tante soluzioni. Per esempio, Javier ha fatto vedere all'inizio, poi voglio sentire che cosa ne pensa lui, ovviamente, ha fatto vedere all'inizio la monovisione, diciamo, modificata, cioè la monovisione fatta con le lenti progressive. C'è anche la possibilità di farle con le lenti monofocali e le lenti progressive insieme. Cioè, la monovisione ancora oggi subisce, un po' meno perché un po' se ne è parlato, subisce diciamo la negatività che gli è stata data in passato da questa presunta interferenza tremenda sulla visione binoculare, perché un occhio che vede da lontano, un altro che vede da vicino, e quindi la visione binoculare che insomma viene disturbata. Ma in realtà se la facciamo con poteri di addizione non eccessivi, è una soluzione che è tollerata benissimo. E quindi la carenza, cioè se c'è una carenza, diciamo, e questo quindi è uno stimolo anche per chi dirige i nostri corsi di ottica e optometria, se c'è una carenza, è una carenza nella preparazione degli operatori. Perché se prepariamo bene gli operatori, i presbiti li correggiamo bene. Ci sono i materiali giusti oggi, certo, sempre tutto è migliorabile. Ci sono i materiali giusti, le soluzioni ottiche giuste. Si tratta di trovare la soluzione giusta per ogni paziente che è diverso. Cosa ne pensi, Gabriele? No, l'ho detto quando ho fatto un riassunto delle lenti intraoculari, che una migliorava l'altra, ma non c'era una che aveva tutto, e poi c'erano i pazienti. Ma questo è... C'era, ma io parlavo delle lenti a contatto, perché... perché c'è una cosa anche questa che va ricordata. La lente a contatto la posso rimuovere e provarne un'altra. Sì. È più facile trovare una soluzione che vada bene, diciamo la sicurezza di una soluzione con una lente a contatto. Ora, se c'è una cataratta e bisogna intervenire, è chiaro che è quasi automatico, so, pensare ad una soluzione per correggere la presbiopia. Dai, sentiamo Javier. Sulle lenti a contatto, che ne pensi? Io sulle lenti a contatto, ma anche sulle lenti intraoculari, va bene che ci siano delle soluzioni, ma quello che a me fa pensare, credo che fa pensare a tutti, è che va bene che c'è la monovisione, va bene che c'è questo che va più o meno bene, ma io dentro ho questa cosa di dire sì, ma non è perfetto. Sì, la monovisione funziona molto bene, ma bisogna avere tutti e due gli occhi. È certo che il 98% della gente ne ha due occhi, però se non avessimo due, come funzionerebbe? Quindi c'è sempre questa domanda per migliorare. Io sono d'accordo con te, soluzioni ce ne sono. E poi c'è mio padre che con un meno 0,50 è perfetto, mia mamma che 0,75 di miopia, perfetto, per lontano e per vicino, non si lamenta, ma perché questo dipende da mia mamma, insomma dipende dal paziente, quindi... è una cosa che io una parte parlavo dalla teoria, anche dalla scienza così, poi un'altra parte di come si gestisce a livello clinico, e da quello sono d'accordo, ma vorrei anche insomma separare questa cosa. È vero che un paziente tu gli puoi mettere una lente normale, ma è un paziente felice e non ti dà fastidio, ma io non vorrei andare su quello, io volevo andare al discorso di come trovare una soluzione ottima. E poi a me chiama molto, insomma, quello che dici è vero, una lente a contatto la puoi togliere, ma in realtà gli oculisti, insomma, non hanno questa possibilità, il rischio è molto più alto, ma i risultati clinici con delle lenti intraoculari ultimamente sono migliori, sono più stabili col tempo. Diresti che è un paziente diverso, uno è più giovane, l'altro già ha fatto un intervento così, quindi stiamo sempre allo stesso discorso, c'è sempre il paziente dentro, al centro del problema.
Ma invece, d'accordo, quindi, e poi diciamo... è una cosa che si possa chiudere qui, no? Però è così. Certo, proviamo a fare un secondo giro, volevo solo aggiungere, poi c'è anche gli occhiali come terza soluzione, vedo qui... No, ma non tendono a portarlo, quindi forse... Ma ci penso tante volte io, Massimo, qui a pensare, lenti a contatto così, poi ti metti... Poi guarda Antonio... No, ma probabilmente tutte queste tre soluzioni si possono combinare, non è che se uno ha una IOL dentro poi se gli rimane un po' di difetto non posso portare un po' di occhiali per correggerlo, insomma mi sembra che... Comunque sentiamo il secondo giro, Stefano volevi andare avanti? Sì, avevo un riferimento un po' anche a quello che è stato detto, ma anche a quello che avevi detto durante l'intervento. A un certo punto hai parlato di una ricerca che però poi è stata abbandonata. Cioè dei lenti intraoculari che permettevano l'accomodamento. Mi sembra tu l'abbia citato e poi hai detto che non funzionavano. Mi domandavo davvero come potessero funzionare, ecco, premetto che non so nulla da un punto di vista fisiologico. E l'altra cosa che hai detto a un certo punto è che la correzione chirurgica per avere una visione multifocale. Ecco, anche su quello, così per curiosità, per capire... a cosa ti riferivi? Ok, quel processo quello che delle lenti accomodative erano approfittare il processo fisiologico dell'accomodazione, il lavoro dei muscoli ciliari, tutto quanto che riescono a modificare la curvatura del cristallino con questo processo cercavano di muovere la lente e quindi creare un fuoco diverso. Questo non sarebbe multifocalità, questo sarebbe la soluzione in teoria. Sì, esatto, esatto, esatto. Come diceva Antonio prima, questo sarebbe perfetto. Se tu riesci, è che questo non ha funzionato perché... Scusa Stefano, scusami. Sì, no, volevo... Non ha funzionato perché... Perché appunto non ha funzionato, ecco. Oppure c'è un motivo. Perché poi il muscolo non riesce più a muovere, quindi... il processo fisiologico proprio crolla, quindi no, praticamente la lente non si muove. E quello che diceva Antonio è così, ormai non si cerca più di muovere la lente, si cercano cristalli ottici così che cambiano la refrazione, ma non più questa possibilità. Poi bisogna anche capire che l'accomodazione, quando si perde, quando arriva la presbiopia, non è semplicemente per un fattore, cristallino diventa più pesante, e poi il muscolo ciliare non funziona uguale, quindi è un insieme di cose, non è un unico problema, quindi si cercava di fare così, ma proprio una cosa già, non so se mi sbaglio, ma saranno passati già più di 10 anni che non si usano più, non so Antonio se... Sì, è passato parecchio, il limite maggiore è che per avere un'accomodazione significativa lo spostamento della lente deve essere importante ed è dipendente dal potere, ovviamente. Quindi avevo fatto un po' di conti per avere un'accomodazione di un paio di diottrie, si sarebbe dovuta spostare una lente di più 20 di 2 mm e mezzo, 3 mm, che sembrano poco, ma dentro l'occhio sono tantissime. Quindi queste lenti avevano una loop elastica, quindi sotto l'azione del muscolo ciliare la lente si sarebbe dovuta piegare, non cambiare forma, ma proprio traslare avanti e indietro. Ci sono due di quelli che conosco io, una è quella che ha fatto vedere... la foto che ha fatto vedere Giavere, e l'altra è fatta di due pezzi che si allontanano e si avvicinano, però anche qui lo spazio di movimento che c'è sotto l'azione dei muscoli ciliari è poco e quindi non era sufficiente a spostarle quanto serviva. Alessandro Farini, Massimo, mi chiedeva Stefano un'altra domanda. Sì, avevi fatto un cenno anche alle correzioni chirurgiche, immagino senza andare a mettere una lente intraoculare, ai fini della multifocalità. Sì. Velocemente, Javier, che cosa no, c'è stata la possibilità di creare una multifocalità sulla cornea con laser che insomma si è fatta ma non si fa più perché non funziona bene, non si riesce ad avere questa multifocalità perfetta e poi niente, poi adesso si sta lavorando anche su farmaci. Che magari su quello può commentare Alberto che magari l'ha fatto questo intervento, quindi sentiremo lui. Sì. Alessandro, sono due principali, scusa, no, vai. No, sì, ma poi per conto, se non so il giro per il conto, scusa Alberto. Ma
Avrei solo una curiosità così legata ai miei, perché io ho appena indossato i miei occhiali progressivi, perché, però se decidessi di passare alle LAC, cioè, ma tipo EDOF, gli altri modelli, tipo per quali pazienti secondo te sono più adatti? Tipo uno che fa soprattutto un lavoro come il mio, il computer, queste cose qui, rispetto a uno che invece fa una vita frenetica, guida, fa tutte queste cose. Sono adatti i tipi diversi di lenti oppure il tipo di lente dipende più dal tipo di correzione che la persona deve avere, la dimensione della pupilla e cose di questo tipo? Sicuramente tutto quello che hai detto, sicuramente dipende dal tipo di persona, dal tipo di lavoro che fa e poi della misura pupillare. Non misurare la pupilla è un problema perché non saprai mai se riuscirai ad avere una visione ottima o accettabile con una lente, ma poi bisogna anche capire che lavoro fai. Tipo, se io ti dico, guarda, io sto al computer e in laboratorio, cosa mi suggerisci? Se, dipende anche di quando, di che tipo di paziente, perché una presbiopia, perché così i design delle lenti, quando hai bisogno di una visione molto forte, le aziende riescono a darti una lente a contatto, ma hanno i limiti, sono più limitati queste lenti, quindi bisogna anche capire se hai 47 anni, 52 o hai una visione veramente forte, perché se hai bisogno di una visione veramente forte sei molto più limitato secondo me a livello di lenti a contatto, perché quando le visioni sono molto forti è vero che già i risultati calano. Ma quando un presbita è molto incipiente, un presbita giovane, le lenti a contatto sì funzionano bene perché c'è una buona misura, una buona dinamica pupillare e riescono a offrire questa multifocalità. E poi per lavorare al computer, in teoria non è una distanza di 30 centimetri, neanche 40. I computer oggi sono sicuramente una distanza intermedia, saranno sui 60, sui 70 centimetri, quindi... ci sono tanti design di lenti a contatto multifocali che per un presbita incipiente che lavora a 60-70 cm potrebbero funzionare. Quando il presbita già ne ha più anni, ne ha più bisogno di una visione veramente, ha più bisogno di una visione molto forte, già i design, secondo me, già non funzionano così bene. Le esigenze forte, secondo me, insomma, rendono difficile questo adattamento. Quindi, per un secondo me, il paziente giovane... Mi devo un po' rassegnare, allora. Probabilmente, Alessandro, l'informazione è vai da un buon oculista o da un buon optometrista e lui ti valuta tutto e ti consiglia al meglio. Ma ci sono tanti parametri, perché poi se uno arriva all'optometrista e inizia questo processo e mette una lente a contatto, questa lente per caso funziona bene perché ci sono poi le aberrazioni interne dell'occhio che fanno il suo lavoro, quindi ci sono delle combinazioni che a volte possono far funzionare molto bene una lente a contatto, quindi io non sto parlando mai di non usarle, no, sono qui per dire che si possono usare, ma che non è così facile adattare una lente a contatto multifocale, perché c'è della gente che lavora tantissimo da tanti anni, Antonio, Alessandro, così non arrivano a una soluzione perfetta. Non è quando ascolti alla radio così, no, lente a contatto, perfetta, tutte le distanze, tutte le situazioni di luce, così, insomma, non è così facile. Bene. Sì, do la parola ad Alberto, a cui concedo un commento sulla cosa di prima e poi un'altra domanda o commento più in generale su altre cose. Quindi, vai. No, per chiudere il cerchio sulle cose, no, sulle soluzioni chirurgiche, no, che si accennava prima, sono due le principali oggi, cioè una è creare con il laser una sorta di prolatura centrale della cornea, così che tu vai a scolpire una zona con un addizionale e quindi nella zona per vicino, diciamo. Quindi questo è uno. E l'altro è di inserire un inserto all'interno della cornea, una sorta di disco che ha una zona centrale senza potere diottrico e una zona periferica con un addizionale. Quindi entrambe queste soluzioni chiaramente però sono invasive perché mi vanno a togliere tessuto corneale o ad inserire un qualcosa all'interno della cornea. Quindi sono un po' soluzioni che diciamo non si adottano frequentemente, in tutta onestà. Quello che noi vediamo dal nostro volume di chirurgia della cataratta,
In realtà la maggioranza dei pazienti non viene risolto il problema della presbiopia lì per lì, nel senso non si mettono lenti multifocali o EDOF nella maggioranza dei pazienti. Quello che si tende a cercare in realtà è l'utilizzo di lenti monofocali che un po' giocando con la mini monovisione, quindi un occhio è metrope o leggermente miope e l'altro con uno scarto di 0,75 una diottria e mezzo di miopia addizionale, così che si gioca su questo fatto, e l'altro è di utilizzare le cosiddette enhanced monofocal lens, cioè sono lenti monofocali, quelle che penso tu chiamavi le mono EDOF, cioè sono lenti dall'altissima performance per lontano, però mi garantiscono un po' di intermedio, e giocando anche sulla mini monovisione che ho detto prima, abbiamo un'ottima qualità visiva, come appunto qualità per lontano, un discreto intermedio, perché oggigiorno è il presbite di oggigiorno, non è il presbite di 30 anni fa che guardava i numeri dell'elenco telefonico. Oggi la maggioranza del lavoro si fa al cruscotto, al tablet e al telefono, quindi spesso la qualità di vista che ricerca il paziente è nell'intermedio, se posso fare questo commento. Quindi queste soluzioni che si fanno nell'ambito della chirurgia della cataratta, ma si può estendere a tutti i campi, sembrano quelle che accontentano di più il paziente oggigiorno, piuttosto che l'impianto di una multifocale che sì, mi fa vedere bene da vicino caratteri piccoli, però poi magari la sera il paziente vede aloni, vede glare, ci sono fenomeni di disfotopsie. Quindi questo è un po' il trend che vedo nella parte, diciamo, della chirurgia oculistica. Hai anche una domanda per Javier? Alberto, vuoi dire qualche altra cosa? No, volevo chiedergli se secondo lui la LAC multifocale può essere anche utilizzata come una sorta di prova nell'ambito anche di prima di chirurgie più invasive magari, per vedere se quel paziente può tollerare il concetto di multifocalità. Quindi io gli applico una LAC, vedo come si comporta, se già vedo che non tollera la LAC, non gli proporrò nemmeno in futuro l'impianto di una lente multifocale. Pensavo anche a questo utilizzo di una LAC multifocale, non so se sei d'accordo, Javier, in virtù del fatto che se non sta bene, amici come prima, non si prendono più le LAC, mentre una volta che impianti una IOL, puoi ritoglierla, si può fare, però ti complichi un po' le cose. Io credo che la teoria potrebbe funzionare, far provare, però credo che la pratica ha dimostrato che non si vede uguale, quindi non sta rappresentando con una lente a contatto multifocale quello che si vede con una lente in teoria multifocale, una lente trifocale. Poi non ci sono gli alloni uguali quando tu dividi la luce con la diffrazione o con una modifica della sfericità. Quindi teoria può sembrare sì una idea interessante, così per far vedere, ma insomma non direi non è la stessa cosa. Ci fosse un rapporto diretto tra una lente asferica e poi mettere una lente trifocale. Quello che si posso dire adesso perché i lavori che stiamo facendo adesso, i risultati che stiamo pubblicando, è che le ultime lenti EDOF, sto parlando di una perché ce ne sono tanti, ma questa lente della Alcon, questa lente che si chiama Vividi, è una lente che in teoria non è diffrattiva come era quella Symphony, che era una lente diffrattiva con una visione bassa che dava una visione tipo a un metro e mezzo, ma era comunque diffrattiva e dava gli alloni. Questa lente EDOF ha tolto gli alloni praticamente, offre una qualità visiva abbastanza buona da lontano fino a un metro più o meno, un metro e mezzo, la sensibilità al contrasto è molto alta. Il problema è che non arriva fino a 40 centimetri, però i risultati dei questionari e i risultati, l'esperienza della gente, la gente non si sta lamentando più. Quindi qui sta succedendo una cosa, forse è troppo banale questo che dico, ma la gente non legge più da vicino e tutto quello che fa è guardare il cellulare, e quindi il cellulare si possono ingrandire le lettere, quindi non hai più problemi, quindi non hai alloni, hai una bella visione intermedia, una bella visione per lontano, quindi praticamente hai restituito la vita visiva, non ti danno problemi di notte così, e poi da vicino, insomma, il percentuale delle ore che tu spendi a leggere da vicino è molto poco, quindi la gente, insomma, i nostri risultati
è un tipo di clinica particolare, pazienti particolari, non si possono, insomma, non si può dire di tutti, però i risultati sono stati molto molto buoni con questa lente, ma comunque da vicino no, ma sembra che da vicino ormai non, le esigenze stanno cambiando. La percezione di gente che legge un libro è molto bassa, e poi questi qua, se tu lavori bene sulle aspettative da vicino, se hanno una visione bellissima per lontano, intermedia, no? Per guidare il cruscotto anche di notte non dà problemi, e poi anche se hanno bisogno di leggere un libro, sicuramente d'estate su una panchina col sole diretto al libro non ci saranno problemi per motivo della pupilla, della profondità di fuoco, ma anche in una situazione non così ottima si mettono un occhialino, e quindi praticamente il percentuale delle ore in cui hanno bisogno, chiaro, andiamo avanti, chiaro. Quindi sono molto molto soddisfatto, però le lenti stanno migliorando, quindi dalle prime EDOF, che non erano EDOF, alle lenti EDOF che esistono adesso, c'è una bella differenza. Ci manca un po', ma qui è dove entra, come si dice, le aspettative e il nuovo modo di vita. Quindi, insomma, il problema non è risolto al 100%, ma che... Grazie, grazie Javier, scusa se interrompo, ma il tempo sta passando, Javier, bisogna essere un po' più sintetici, se no stai arrivando 2 ore. Quindi Antonio voleva commentare, giustamente, prego. Microfono Antonio, c'è adesso chiuso. Arrivo, ok. Per quanto riguarda la simulazione, sì, dunque io l'ho fatto e in alcuni casi secondo me è una buona strada. Stai parlando di provare la multifocale prima di fare... Sì, sì, perché è vero quello che dice Javier, però comunque c'è chi... Cioè, ci può dare un metodo di valutazione se una persona è disponibile ad accettare qualche compromesso. Il problema maggiore della simulazione con lente a contatto è che non è praticabile in caso di cataratta, quindi si può fare soltanto negli interventi refrattivi, che sia su cornea che sia su cristallina, perché se c'è una cataratta ovviamente non si può simulare quello che ci sarà dopo. Questo è il limite maggiore che io ho trovato. E se c'è tempo vorrei fare una domanda, sì, certo, sulla Vivity a Javier. Questo sì, perché la sto studiando proprio in questi giorni, perché una mia allieva sta conducendo una tesi proprio su questo, sta facendo un tirocinio in una clinica dove stanno raccogliendo dati proprio sui risultati visivi di questo tipo di lente. E non ho avuto modo di studiare il brevetto, ho scaricato il brevetto, però non ho avuto tempo di studiarlo a fondo. Ho visto che la rivendicazione principale è che il principio di funzionamento dichiarato è uno shift di fase per estendere la profondità di campo. Tu hai avuto modo di capire un pochino più a fondo, perché un conto no, è quello che dicono le brochure, un conto è il principio. No, ho parlato a quelli ho chiesto a quelli della Alcon, perché non hanno ancora definito il tipo di EDOF che... non la fanno chiamare EDOF, quindi loro dicono che è un cambio delle aberrazioni a livello nella parte periferica, no, non la parte centrale, ma sulla parte periferica. Loro lo chiamano stretching wave, no, non mi ricordo bene il nome. Quello che riescono a fare è modificare l'aberrazione e di allungare il fuoco. Ti okay, giro il brevetto, vai, così ci guardiamo insieme. Il brevetto, si gira il brevetto, è dichiarato nella parte centrale c'è uno shift di fase, e sì, questo secondo loro dovrebbe estendere. Mi sembra molto tecnica, mi sembra molto tecnica. Javier sarà qui fra non molto tempo, ci mettiamo intorno a un tavolo e ne discutiamo. Prendiamo la lente, la mettiamo dentro una cella, ad un banco ottico, e gli facciamo il contropeso. Però è vero quello che mi ha detto, che hanno una buona qualità visiva, perché ancora i dati non li ho visti. E quindi questa è una cosa interessante, cioè se la qualità visiva è superiore rispetto ad altre EDOF, questo è una buona notizia. L'oculista a me dice che praticamente adesso fa tutte, perché sono lenti premium, che comunque non danno visione da vicino, ma costano come una lente premium. Sì. E tu dici, vabbè, una lente premium mi dovrebbe dare visione da vicino. No, perché non esiste, ma hanno risolto così tanti problemi che poi manca un po' da vicino, che comunque con le appropriate aspettative e poi con un occhialino, e poi, come dicevo, la gente non legge più, legge sul cellulare, quindi...
Sono curioso di vedere i dati. Prima di dare la parola ad Alessandro per chiudere, ho ricevuto un'email da un amico, Stefano conosce bene, si chiama Franco, che dichiara che lui porta lenti a contatto multifocali, ha una sessantina d'anni, li sopporta molto bene, eccetera, 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 ma qui il commento è si torna alla persona, Franco è uno che sottollera bene molte, molte cose, quindi probabilmente, come dire, non è proprio al centro della statistica. Diamo la parola a Fossetti. Alessandro, chiudite. Sì, allora io vorrei tornare un po' anche su quello, vorrei insistere su quello che ho detto prima. E in questo dare una, come dire, un conforto ad Alessandro Farini. Alessandro, ci sono le soluzioni per te. Il problema è sempre lo stesso, bisogna trovare l'optometrista bravo, per questo dicevo prima, è un problema di chi dirige. Ne conosco alcuni. Bene, formare bene le persone. Allora, per te la soluzione è semplice. Le lenti a contatto con bassa sfericità, cioè con basse aberrazioni per la visione lontano-vicino, lontano-intermedio, con cui o vicino-intermedio, sono due le possibilità, o vicino-intermedio o lontano-intermedio. In tutti e due i casi basse aberrazioni. Quindi, per esempio, vicino-intermedio che tu puoi portare alla scrivania, al computer, ti puoi muovere in una stanza anche se non vedi nitidamente a 4 o 5 metri, non ti darà fastidio visto che vieni da una vita di miopia, e poi un paio d'occhiali leggero per guidare, per guardare vincere la Fiorentina, possibilmente. Quello ci vuole... apparecchi eccessivamente di sicuro bastassero gli occhiali. va bene sulla Fiorentina, diciamo, vincere qualche partita, dai, non è così difficile vincere lo scudetto, ecco, ci vuole degli occhiali davvero per vincere. Vabbè, ora scudetto io non voglio. Va bene, se qualcun altro ha qualcosa per chiudere, volentieri, se quindi vi guardo, qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Non mi pare, ringrazio Javé, grazie Javé per il seminario, grazie mille, ci vediamo presto a Firenze. Grazie a tutti e noi ci vediamo il prossimo venerdì. Arrivederci. Ciao. Saluti a tutti, grazie.